Benvenuti e Santo Natale! Oggi con Borghi d'Italia siamo felici di essere a Greccio in provincia di Rieti. Il borgo antico del comune si trova a 705 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Qui San Francesco nel 1223 diede inizio alla tradizione del presepio. Nel corso della puntata scopriremo tutte le cose belle di Greccio, visiteremo il santuario francescano del presepio, ma il nostro itinerario può avere inizio. A voi, Greccio! Ci troviamo nel piazzale antistante il santuario francescano del presepe di Greccio. Questo luogo molto amato da noi grecciani e è un luogo che amo tantissimo e spesso partecipo agli eventi che si susseguono e si succedono in questo santuario. In primis perché io, facendo la guida, cerco di trasmettere questo sentimento forte che ho verso Francesco d'Assisi a chi arriva qui per visitare questi luoghi. In secondo piano perché comunque io partecipo anche alla rivocazione storica del primo presepe vivente fatto da San Francesco qui nel 1223 e ogni volta che ripetiamo questo evento per me è un'emozione particolare, un'emozione molto forte. Considerate che io faccio la rivocazione storica da quando è iniziata, ero una bambina, sono diventata adulta e anzi sono nella maturità eppure continuo a farlo e a me piacerebbe che i ragazzi, i giovani entrassero e fossero sempre di più e che questa tradizione venisse portata avanti in maniera forte, proprio sentita con il cuore. La mia famiglia è nata qui e ha vissuto in questo luogo già secondo la tradizione dei tempi di San Francesco, quindi io mi sento veramente molto legata a questi luoghi e a Francesco in particolare. Sono proprio contenta di essere nata qui e di vivere in questo luogo. Benvenuti a Greccio, Greccio gemellata con Betlemme, Greccio capitale mondiale del presepe, Greccio luogo del primo presepe del mondo. Siamo all'interno del centro storico che ha visto nel 1209 arrivare San Francesco d'Assisi, alle nostre spalle c'è la cappellina del presepe, il sasso su cui Francesco ha predicato per la prima volta ai grecciani. Siamo vicino alla collegiata di San Michele Arcangelo, la chiesa maggiore di Greccio. Che presenta anche la chiesa di Santa Maria del Giglio, che è posizionata presso la piazza presso cui sono allestiti i mercatini natalizi, e la chiesa di San Marco. Greccio, come dicevamo, è la patria del presepe, quindi nel periodo natalizio non solo si respira un'atmosfera particolare, i cittadini partecipano attivamente, i turisti raggiungono la nostra località per respirare quell'aria che è ancora piena della presenza di Francesco, della presenza di quella meravigliosa intuizione che è stata il presepe. Sicuramente è un momento da condividere, sicuramente un posto da visitare, sicuramente un posto capace di proporsi in tutte le stagioni, ma che in questo particolare momento rappresenta sicuramente, permettetemi, il goda dell'attenzione presepistica e del un momento di fede importante del nome di Francesco, supportato anche dal fatto che oggi il Santo Padre, che ha voluto assumere il nome di Francesco e che ha delle idee sicuramente molto in linea con il serafico, ci consente di spolverare un po' quella che è la nostra fede, di riaprire i nostri cuori, di proporci come luogo di incontro, come luogo di accoglienza, come luogo di tolleranza, come luogo di dialogo.
Continua il nostro itinerario all'interno del santuario francescano del presepio di Greccio. Andiamo ad incontrare Padre Luciano. Pace bene e buon Natale. Ci troviamo a Greccio, nel luogo dove Francesco nel 1223 volle far memoria del Natale del Signore. Ci troviamo in un santuario storico importante che ricorda appunto questa prima esperienza, un'esperienza sicuramente singolare per la vita di Francesco. Troviamo nella grotta dove lui nel 1223 volle rappresentare, o meglio far memoria, della Natività del Signore. Dice a Giovanni Velita, questo nobile di Greccio, di preparare il bue, l'asino, la greppia e il fieno quella notte, perché sarebbe arrivato con i suoi frati, e quest'uomo prepara tutto, e quando arriva Francesco quella notte è raggiante di gioia, vede tutto apparecchiato, preparato secondo il suo desiderio, e quella notte fu una vicenda, un'esperienza particolare. Tommaso da Celano ci dice che Francesco era vestito da diacono, proclama il Vangelo, e durante questa celebrazione eucaristica dice che questo nobile di Greccio ha una mirabile visione. Durante l'omelia di Francesco gli sembra che con le parole di Francesco si avvicini a questo bambino e sembra lo ridesti dal cuore del sonno. Ma sempre il Celano ci dice che grazie alle parole del santo quel bambino veniva risuscitato nel cuore di molti e veniva impresso nella memoria amante di ogni fedele. Davvero, allora Greccio ci ricorda che il luogo dove Dio nasce alla tua storia, per quanto sia povera, fragile, e lì Dio nasce davvero in ogni nostra ferita, in ogni nostro luogo più povero, più fragile. Ecco, grazie a Francesco noi oggi facciamo memoria di questo, un Dio che si è fatto umile, che ha voluto condividere ed essere solidale con l'uomo povero e fragile. Infatti lui dirà in un suo testo che il Cristo si è fatto carne ed ha assunto la nostra umanità e la nostra fragilità. Ecco, Greccio davvero risplende nella sua povertà e semplicità, ma ricordando a tutti noi che Dio ci ama e si è fatto uno di noi. Ecco, in questa grotta, proprio qualche anno dopo, i frati fanno realizzare un bellissimo affresco, che è di scuola giottesca, è del maestro di Narni. Siamo fine 1300 e proprio vuole in qualche modo ridescrivere quello che dice sempre il Celano, perché Greccio quella notte si illumina e diventa come una piccola Betlem. Allora possiamo vedere sulla destra Maria che allatta il bambino, sulla sinistra tutta la scena di Greccio. Francesco inginocchiato, vestito da diacono, che contempla il bambino, sotto il bue e l'asino, e nella parte alta il sacerdote che celebra l'Eucaristia, e accanto troviamo gli abitanti di Greccio. Infatti proprio nell'Eucaristia Francesco dice che quella scena dell'umiltà, del Dio che si fa carne, che si fa piccolo, anche lì avviene. Infatti lui dirà, ecco, ogni giorno egli si umilia come quando discese dalle sedi regali nel seno della Vergine, ogni giorno viene a noi in apparenza umile per le mani del sacerdote sull'altare. Ma anche bello quello che dice ancora il Celano, dice che quel fieno dove è stato posto il bambino veniva portato alle donne che facevano fatica a partorire. E quindi, grazie all'intercessione del santo, avvenivano anche dei segni prodigiosi. Dopo la consacrazione dell'altare, dice sempre il Celano che sopra quella grotta c'è una chiesa a lui dedicata. Ecco.
con la simpatica signora Maria andiamo a scoprire alcuni piatti tipici di Greccio in provincia di Rieti. Benvenuti nel mio locale, sono qui per presentarvi i miei piatti tipici casarecci. Iniziamo con l'antipasto casareccio, salame, lonza e salsiccia casareccia. Poi passiamo dai primi, cannelloni alla francescana, sia cotti che crudi, perché ancora li facciamo noi nel nostro ristorante. C'è tutto ripieno di carne e di vitello. Passiamo ai maltagliati con funghi porcini, anche i funghi sono porcini casarecci. Poi abbiamo anche le fettuccine alla montanara, con panna, salsiccio, sedano e carota. Tutto fatto in casa. Poi passiamo alla carne. Abbiamo le scottadito di agnello, sia cotte che crude. Sono agnelli del territorio. La carne è tutta casareccia. Poi passiamo ai dolci. Abbiamo questi brutti ma buoni e poi abbiamo tipo panpepati. Noi li chiamiamo così, uso paesano. Fatti con il miele, le noci, le mandorle e le nocche. Io sono qui da 37 anni che faccio questa attività. Per me Greccio è importantissimo perché è stato fatto il primo presepe nel mondo nel 1223, dove San Francesco ha costituito la nività del presepe. E poi mi piace perché sono vissuta sempre al paese e mi piace che sia bello, migliorato e tranquillo. E qui nel piazzale sotto il santuario ogni anno l'associazione Pro Loco in varie date propone la rappresentazione del presepe vivente. Andiamo a sentire il signor Natalino che riveste il ruolo di Giovanni Velita. Della Pro Loco di Greccio, durante le feste natalizie organizziamo sotto al santuario la rievocazione storica del primo presepe al mondo fatto da San Francesco. Le nostre rappresentazioni cominciano il 24 di dicembre alle 22:30 sotto al santuario, poi continuano il 26, 27 e 28 dicembre alle ore 17:30 per poi proseguire il 1, il 3, il 4 e il 6 gennaio sempre alle 17:30. La nostra Pro Loco organizza sempre questo presepio vivente, siamo una cinquantina di comparse vestite con i costumi dell'epoca, tutti microfonati, rappresentiamo il passaggio di San Francesco da 1209 fino a 1223 quando fece proprio questa rievocazione storica della nascita di Gesù. Io rappresento, diciamo, la figura del Velita, amico di Francesco, che l'aiutò per fare questo presepio con il bue e l'asinello, tutta la gente di Greccio, i frati e così via. Greccio è un paese, diciamo, molto francescano, molto religioso. San Francesco è sentito proprio come è sentito in tutto il mondo, perché forse credo che sia Greccio il comune più conosciuto al mondo per questa storia del primo presepio al mondo. Qua proprio nella piazza centrale ci sono tutti, diciamo, il sentiero degli artisti che raccontano un po' la storia di San Francesco qua nel paese. La Pro Loco organizza queste manifestazioni da oltre 30 anni. Mano a mano andiamo sempre a migliorare, a aggiustare un po' le cose, via, a mettere qualcosa di nuovo, musiche, luci, dialoghi e andiamo avanti. Poi siamo andati due volte in Spagna. Una volta davanti a Palazzo Reale a fare questa rievocazione storica, un'altra volta a Santiago di Compostela dentro la cattedrale. Quindi siamo diventati un po' famosi, via. Invitiamo tutti, quelli che ci ascoltano adesso, a venire a Greccio,
a visitare il Greccio, il santuario molto famoso, in più a vedere questa rappresentazione. Certo, è d'inverno, stiamo all'aperto, farà molto freddo, però ne vale la pena. Con Padre Luciano continuiamo la visita del santuario francescano del presepio di Greccio. Stiamo vedendo tutta la parte storica più importante, o meglio il cuore del nostro santuario di Greccio, che come sapete si trova nella Valle Reatina, che ha visto tante esperienze di Francesco. Ci troviamo nel refettorio, ecco, dove Francesco con i suoi frati si radunava, e abbiamo anche qui una scena legata alla vita di Francesco, dove Francesco rimprovera un po' i frati perché in quella mensa, dice, non vede la mensa di coloro che vanno a chiedere l'elemosina per amore del Signore. È una mensa molto ricca, secondo gli occhi di Francesco. Possiamo vedere la celletta di Francesco, un sasso. Ecco, Francesco era un luogo molto semplice, umile, e questa fenditura di rocce per l'uomo medievale, che era un uomo simbolico, e ricorda quel momento del terremoto, come ci dice la scrittura, dove la morte di Gesù, c'è questa spaccatura delle rocce. Francesco ha questo desiderio anche di entrare dentro il cuore del mistero di Cristo. È un uomo simbolico, anche Francesco è figlio del suo tempo. Vediamo la cantina di Francesco. In realtà è una piccola dispensa dove i frati mettevano qualche cosa, non solo il vino, ma anche forse un po' di ceci, qualche piccola cosa che raccimolavano dalla questua, e anche qualcosa frutto del loro lavoro. Ora ci troviamo nel dormitorio detto di San Bonaventura, perché fu dedicato a San Bonaventura, un dormitorio unico nel suo genere, tutto in legno. Ecco, in questa prima celletta vedete la semplicità, molto bella. Continuiamo l'itinerario, vediamo questo corale che è del 1700, i frati erano radunati e dal proprio posto cantavano e lodavano il Signore. Ecco, da Francesco comprendiamo che il cuore della preghiera è lodare e benedire il Signore, perché tutto dobbiamo a Lui, perché Lui solo è onnipotente e noi siamo poveri e fragili. Ci troviamo proprio nella chiesina dedicata a San Francesco, già il Celano ne parla. Dopo l'evento del presepe ci dice che sopra quella grotta c'è una chiesa a lui dedicata. Vedete la volta molto bella, con le stelle, possiamo vedere il coro, molto semplice, 7 posti. Questo era proprio il luogo dove i frati pregavano, salmodiavano, lodavano e benedivano il Signore per i tanti benefici che il Signore ci ha davvero riservati nel suo figlio Gesù, nel suo figlio di letto. Possiamo notare questo tondo, Maria con il bambino, di Biagio d'Antonio, un discepolo del ghirlandaio. Qui accanto rimane un pezzo di affresco del maestro di Fossa, dove Francesco è consolato dall'angelo, ed è un episodio legato a Poggio Bustone, un altro luogo qui accanto, qui vicino al santuario di Greccio, dove Francesco è proprio consolato dall'angelo, dove i suoi peccati sono stati perdonati dal Signore, ed ha una mirabile visione per tutto il futuro della sua vita e dei suoi fratelli. Andiamo avanti e troviamo il ritratto di Francesco, bellissimo. Francesco davvero umile e povero, questo volto di un uomo non tanto ripiegato, ma piegato sull'amore del Signore, sulla sua passione, sul suo amore, con un cuore davvero ricolmo di gioia, quello di Francesco. Certamente un uomo anche sentito e appesantito, anche se vogliamo, dal dolore fisico. Francesco ha una malattia agli occhi, per questo lo vediamo con il fazzoletto in mano, si asciuga gli occhi perché è dolorante. Siamo gli ultimi anni della sua vita, sono anni penosi per Francesco. Questo ritratto sappiamo che fu voluto da una nobildonna, Jacopa dei Sette Soli, questa donna di Roma che Francesco aveva una grande amicizia e che incontrava spesso quando andava a Roma.
nella chiesa dedicata a Francesco all'Immacolata nel 1959 fu fatto questo lavoro per contenere i tanti pellegrini che arrivano a Greccio. Pensate, durante l'anno arrivano 80.000 pellegrini. Siamo continuamente visitati da uomini credenti e non credenti, ma lascia questo luogo un segno agli uomini che cercano Dio e cercano il Signore, magari attraverso Francesco di Assisi. Possiamo vedere il presepe di Ortisei, un presepe molto bello, siamo intorno agli anni 60, ci sono varie scene, oltre la Natività, c'è l'annuncio ai pastori, i re magi, la fuga in Egitto e la strage degli innocenti. Andando avanti vediamo Francesco che cura i lebbrosi, ha avuto una grande passione e tenerezza per i lebbrosi. Lui stesso ci narra nel Testamento quello che il Signore gli fece fare come esperienza, con essi dice usai misericordia, quando scende da cavallo li abbraccia e Francesco non guarisce il lebbroso ma guarisce lui stesso, guarisce il suo muro, l'indifferenza, la distanza verso gli ultimi e i malati. Andiamo avanti e troviamo una bellissima mostra di presepi. Vengono da tutte le parti del mondo, ce ne sono alcuni esemplari certamente, ma sono molto molto belli, molto caratteristici. Ecco, ciascuno di voi penso possa trovare quel presepe che sente più proprio alla propria esperienza e al proprio desiderio. Quindi ciascuno scelga il suo. La prossima settimana il comune protagonista di Borghi d'Italia sarà Lanzo d'Intelvi, inserito all'interno della diocesi di Como. Nell'anteprima della puntata andiamo ad ascoltare le belle parole augurali del Vescovo, poi torneremo a Greccio per i saluti finali. Carissimi fratelli e sorelle, quello che vedete alle mie spalle è un presepe, forse ad alcuni di voi sembrerà un po' strano, ma è un presepe che viene dalle missioni in Africa. La nostra diocesi ha una missione in Camerun, ma ci sono tante altre realtà di nostri fratelli e sorelle cristiani sparsi per l'Africa cosiddetta nera, che rappresentano l'incarnazione del Signore dandole una forma familiare, vicina alle persone che loro vedono e in mezzo alle quali vivono. E questa è una cosa molto bella perché se ci auguriamo gli uni gli altri Buon Natale dovremmo augurarci soprattutto questo, cioè che la nostra umanità sia sempre più profondamente configurata, quasi conformata all'umanità di Cristo. E il fatto che questo artigiano dell'Africa abbia rappresentato il presepe secondo il suo modo di vedere uomini, donne, bambini, pastori, animali, credo che ci dia la misura di questa incarnazione, di questa concretezza della presenza del Signore nelle nostre comunità. E allora Buon Natale a tutti, ma soprattutto in questo senso. Ed ora voglio invitarvi a visitare questo borgo, ma ve lo dico in grecciano. Venite a vedere Grecce, che è proprio bello. Da
Da Greccio e dal Santuario Francescano del Presepio vi salutiamo. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Greccio merita veramente una visita. Ancora Santo Natale e pace e bene! Buon Natale a tutti!